Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo in un luogo disperso nel Borneo. Mi trovo esattamente alle spalle del Brunei, a sud di Miri, in quel luogo che non è nemmeno indicato sulle mappe perché non c'è nulla. La strada che sto percorrendo in costruzione, qui stanno facendo un'autostrada e è l'autostrada per portare la civiltà all'interno della foresta e deturparla. Accanto a questo abbozzo di strada, che io sarò uno degli ultimi a percorrere questo posto, perché dal prossimo anno, visto come andavano i lavori oggi quando l'ho percorsa andando di giorno, in questa strada ci sarà un'autostrada di quelle modernissime che portano nel nulla, nella foresta, per dare la possibilità di venire qua e creare le piantagioni di palma, l'olio di palma. Si espandono fino qua, tolgono via lo spazio alla foresta per creare del profitto a discapito di una foresta millenaria. Il prossimo anno qui ci sarà un'autostrada. Ecco, io solamente in questo momento sono riuscito a creare questo monologo perché fino a poco fa la strada non era asfaltata e a breve sarà ancora sterrato. E il discorso che vi voglio fare io in questa nottata, che non si vede proprio niente, guarda, questa è la mia moto, anche i fanali non illuminano nulla, assolutamente, se guarda, questa è la mia destra, non si vede nulla, la sinistra, sono veramente avvolto dall'oscurità, perché siamo veramente in un posto disperso, ed è di questo che io vi voglio parlare. Uno dei film che mi ha sempre affascinato è stato Stalker di Andrei Tarkovsky, un film mito, e consiglio a tutti gli amici del ravanare, dell'andare ad esplorare, dell'andare a trovare quel mistero che si trova nei posti nascosti. Io consiglio a tutti di andarsi a vedere Stalker, un film mito degli anni 70, un film russo, bellissimo, e lì in quel film ritroviamo il nostro essere bambini e ad andare da soli per la prima volta senza i genitori ad esplorare le cose che ci circondano, i lati nascosti della città, uscire fuori e ad andare incontro a quel nulla, a quel non so di misterioso che ci fa paura. Ci fa paura perché noi non lo conosciamo, allora dobbiamo andare ad esplorare quel nulla per poter dire: il nulla l'abbiamo visto, lo conosciamo e non ci spaventa. Ed è quella forza interiore che ci spinge ad andare a cercare i posti più isolati. E in questo momento io sono in un posto isolato e desolato perché ho fatto alcune foto, qui veramente ci sono solamente baracche, palafitte, gente che vive nella povertà più assoluta. Chi è interessato si vada a vedere i clip che ho pubblicato, che pubblicherò, perché in questo momento non ho ancora pubblicato niente, però che ho fatto quando ancora vi era un po' di luce e sono arrivato nel posto da stalker in assoluto. Ecco, trovato, era qui che io volevo arrivare. In fondo, quando sono partito per questi luoghi, volevo proprio andare a trovare i posti più dispersi in assoluto. Sono arrivato qua giungendo prima di tutto in Malesia, ho visto la capitale, ma ho subito frugato sulla carta geografica, il famosissimo Google Map, per vedere quali fossero i posti senza strade. Ecco, adesso qui inizia lo sterrato. Ho cercato quei posti
Ecco, mi dispiace che non si vede nulla, io vedo qualche cosa dalla telecamera, la sensibilità, la luce non mi fa vedere proprio nulla. Ecco, ho voluto cercare un posto dove veramente andando lì si potesse dire ero in culo al mondo. Questo posto l'ho trovato e io vi garantisco, l'unica cosa che mi dispiace è che sarò l'ultimo ad essere arrivato fino qua in assenza di civiltà, perché qui stanno costruendo un'autostrada, veramente. Il mio appello è anche no a questo scempio, questi qui svendono una foresta millenaria per poter avere un SUV bellissimo ed andare a raccogliere le banane e l'olio di palma con il SUV bellissimo. Svendono una foresta che ci ha messo migliaia di anni per formarsi. Ed è quello che sta succedendo qua, ecco. Io volevo arrivare qui con un'altra impressione. Volevo arrivare qui e dire esistono posti dispersi nel mondo che vanno conservati, ma ciò non lo potrò dire, ecco, questo un po' mi è dispiaciuto per il momento, ancora siamo in culo al mondo, ecco. Una cosa, ecco, qui ogni tanto c'è qualche SUV che passa, vanno a bacchetta, prima me ne è venuto uno contro che mi stava quasi travolgendo, mi ha abbagliato e ho frenato e sono caduto per terra, e poi la moto non mi ripartiva più.